L'anziano è un uomo e come tale ha bisogno di essere tutelato e assistito, soprattutto alla fine del suo cammino. È colui che ha ampiamente contribuito durante il percorso della vita al benessere della società, sia con il suo lavoro che con la sua esperienza, e quindi è necessario porre un forte rimedio alla solitudine nella quale l'anziano si trova. L'unica tutela della persona anziana è la Carta Europea dei diritti e delle responsabilità degli anziani, attiva e recepita da parecchie nazioni europee sin dal 2003. Infatti l'articolo 25 sancisce quanto segue: l'anziano ha diritto alla sua integrità fisica, alla sua dignità mentale, alla tutela della salute, alla libertà e alla sicurezza. L'anziano è un uomo, una persona umana che bisogna tutelare. Buongiorno Eccellenza. Buongiorno. Anch'io faccio parte di questo piccolo gruppo per gli anziani, per cui siamo venuti qui per chiedere, parlare con lei per un futuro di alleanza tra giovani e anziani. Il futuro della società è dato dall'alleanza tra giovani e anziani per costruire il mondo di domani nella fraternità e amicizia sociale. Sono anche queste parole di Papa Francesco. Alla luce di questa affermazione, in che modo i giovani volontari che hanno scelto la Caritas per il loro impegno civile danno vita a quell'alleanza di cui parla il Santo Padre, così da costruire un mondo migliore? Il Santo Padre ne parla anche a proposito della costruzione della pace. Nel suo messaggio per la pace del 2022, del 1 gennaio, sottolinea che ci sono tre emergenze per la costruzione della pace: il tema del lavoro, il tema dell'educazione e il tema dell'alleanza tra generazioni. È davvero straordinaria questa intuizione. Non è possibile pacificare la società, non è possibile costruire una società davvero solidale senza l'apporto di tutti, e anche degli anziani, che sono custodi di una memoria e di una sapienza del vivere. Tanto più che spesso bisogna dire che alcuni anziani si trovano in una situazione di solitudine e di impedimento, e per cui preoccuparsi degli anziani significa preoccuparsi della parte più fragile a volte delle persone, offrendo loro non semplicemente assistenza, ma amicizia, relazione, possibilità di impegno a favore del bene comune. La Caritas ha messo su questi bandi per il servizio civile proprio per realizzare questa alleanza tra generazioni e così, per questa via, anche costruire una società più giusta e solidale. Sono dei giovani che scommettono diversi mesi della loro vita a favore di progetti per il bene comune, in particolare in due centri dell'OAMI, dell'Opera Assistenza Malati Impediti, e talvolta anche l'età diventa motivo di impedimento o essa stessa malattia. In particolare nella zona di Cagliari, di Pirri, e un altro centro nella zona di Assemini. Ma quello di Pirri ha una peculiarità: essendo un centro diurno, permette possibilità di movimento, possibilità di animazione e di promozione dell'amicizia sociale alle persone che lì possono ritrovarsi, anche per ritrovare il gusto di stare assieme. La vostra associazione è lì impegnata, e quindi questo è davvero un esempio importante. Per costruire questa nuova socialità abbiamo bisogno di buone pratiche, di buoni esempi da condividere, quindi dei giovani che si impegnano a favore di persone più avanti negli anni con la vostra collaborazione in un centro diurno, cioè aperto a quanti cercano un modo di socializzare. Poi non dobbiamo dimenticare che tutti i servizi sociali della Caritas, assistenziali o di carità, essendo aperta alle persone bisognose, a volte semplicemente di un gesto di cordialità, sono aperte a tanti anziani. Il centro di ascolto, la mensa, l'ambulatorio, che è aperto a quanti magari non hanno risorse adeguate per procurare con le proprie energie un'assistenza sanitaria dignitosa. E lì tanti volontari molto professionalizzati prestano la loro opera. È un modo per dire il nostro grazie, perché bisogna anche togliere
l'idea che occuparsi degli anziani è come un dovere di benevolenza, noi un gesto di gratitudine nei confronti di chi ci ha consegnato la storia, ci ha dato la vita, ci dà motivi ed esempi di ammirazione. E il nostro grazie si esprime anche attraverso la gratuità di un'azione. Grazie a voi per quello che fate in quel centro OAMI e grazie a quanti collaborano per realizzare questa alleanza. Crediamo che l'anziano sia un valore inestimabile che può trasmettere alla comunità di appartenenza la sua esperienza e conoscenza della vita, utile alla società e soprattutto ai giovani con i quali interagire per creare una migliore società.